Recandovi su Instant Gaming attraverso il link personale è sempre Natale, ogni giorno sconti su tutti i giochi, abbonamenti, ricariche del portafoglio e altri servizi di tutte le piattaforme di gioco. Se vorrai risparmiare, link personale della collaborazione di Instant Gaming nella descrizione. Bella a tutti ragazzi, sono Orco Verde, è iniziato il mese di Halloween su Red Dead Online. Questo nuovo evento mensile di ottobre terminerà martedì 7 novembre. Sono già stati rilasciati i contenuti di Halloween, compresi due capi d'abbigliamento disponibili come scorte limitate e anche nuovi contenuti di Halloween in arrivo che rimarranno soltanto in questo periodo nella frontiera che Rockstar Games ha annunciato. Se non avete ancora visto il video che ho caricato nel canale YouTube in merito a questi contenuti, vi invito ad andarlo a guardare. Lascerò il link del video nella descrizione di questo video. Iniziando dai bonus, ci sono le ricompense doppie in chiamata alle armi di Halloween. Poi i giocatori che entro la fine di questo evento sopravviveranno all'ondata finale di una chiamata alle armi di Halloween otterranno una ricompensa per il 30% di sconto su alcuni cavalli per il ruolo collezionista. Poi i giocatori che entro la fine di questo evento effettueranno l'accesso a Red Dead Online otterranno il cappello cavaliere nero e rosso e la giacca da cacciatore rossa. Poi i collezionisti che consegneranno 4 collezionabili tra il 31 ottobre e il 6 novembre otterranno un paio di guanti Elsby color arancione zucca gratuiti e adatti alla stagione. Poi ci sono i dollari, l'oro e i punti esperienza tripli nelle serie in evidenza. Riguardo al calendario delle serie in evidenza, fino al 9 ottobre la serie in evidenza sarà la resa dei conti si saldi chi può estrema. Dal 10 al 16 ottobre sarà la resa dei conti di Halloween notte senza fine. Dal 17 al 23 ottobre sarà la resa dei conti di Halloween notte di terrore estrema. Dal 24 al 30 ottobre sarà la resa dei conti di Halloween notte senza fine estrema. E dal 31 ottobre al 6 novembre sarà la resa dei conti di Halloween notte di terrore. Poi ci sono i dollari e i punti esperienza doppi nelle vendite di set completi da collezionista. Poi i collezionisti che effettueranno un accesso a Red Dead Online entro la fine di questo evento otterranno 5 pezzi del set Cimeli di Famiglia. Poi c'è l'oro triplo azzerando le ricompense dei progressi del ruolo collezionista. Poi ci sono i dollari e i punti esperienza tripli negli eventi free roam per collezionisti, sciacallaggio e uovo di condor. Poi i giocatori che entro la fine di questo evento completeranno un evento free roam per collezionisti otterranno una mappa del tesoro nei pressi della gola Calumet. Poi per ogni settimana di questo evento i collezionisti che completeranno una serie da 4 sfide giornaliere da collezionista otterranno uno sconto del 30% su un articolo per collezionisti affermati o provetti. Fino al 9 ottobre una mappa da collezionista per le monete. Dal 10 al 16 ottobre lo sconto del 30% su un articolo del ruolo per collezionisti principianti o promettenti. Dal 17 al 23 ottobre lo sconto del 30% su una bandoliera doppia, dal 24 al 30 ottobre 3 medicine potenti e dal 31 ottobre al 6 novembre i guanti Elsby arancioni. Poi c'è l'abito di Halloween gratuito ispirato dalla community, dove i seguenti capi d'abbigliamento per creare quest'abito saranno gratis per tutta la durata dell'evento, che sono la maschera da ballo rossa, il soprabito a tubo, la camicia comune per il personaggio uomo o la camicetta Iniesta per il personaggio donna, i gilet con paisley, la cravatta a sbuffo,
i guanti in pelle, i pantaloni da smoking per il personaggio uomo o i pantaloni macram per il personaggio donna e le scarpe eleganti per il personaggio uomo o gli stivali sportivi per il personaggio donna. Passando invece ora alle sconti, come prima cosa le caramelle e le barrette di cioccolato sono gratuite per tutta la durata dell'evento. Poi c'è lo sconto di 5 lingotti d'oro sulla borsa da collezionista, potendo acquistare il ruolo collezionista al prezzo di 10 lingotti d'oro anziché 15. Poi c'è lo sconto del 40% sulle mappe da collezionista. Poi c'è lo sconto del 25% su tutte le maschere di Halloween da Madame Nazar. Poi c'è lo sconto del 40% sulle Mott Ulula. Poi c'è lo sconto del 30% sulle note sui veleni. Poi c'è lo sconto del 40% sulle armi da corpo a corpo. Poi c'è lo sconto del 40% sui fucili a canna liscia. Poi c'è lo sconto del 40% sulle munizioni per fucili a canna liscia. Poi c'è lo sconto del 40% sulle bandane. Poi c'è lo sconto del 30% sui cavalli criollo. E poi c'è lo sconto del 50% sui tagli di capelli, dentature e trucco.
Pirine Torchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete il video per supportarmi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per diventare un orchetto. Seguitemi su Twitch, su Instagram e su tutti gli altri social, troverete tutti i link nella descrizione. In più vi invito a recarvi nella playlist dedicata ai glitch di Red Dead, perché lì troverete tutti i glitch presenti nella frontiera senza doverli andare a cercare nei video caricati, quindi nella maniera più comoda, organizzata e veloce. E da Orcu Verde tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!